Salve ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Mystery Dungeon Esploratore del Cielo. Allora, adesso dobbiamo ritornare alla gilda dopo aver fatto gli ultimi preparativi. Allora, adesso vediamo che Shatot ci dice che Gravel fa la sua comparsa, comunque sia un ingrataggio del tempo. Adesso grazie a Dusknoir hanno diciamo individuato dove si possono trovare gli ingranaggi del tempo. Adesso faranno delle squadre. E noi invece andremo ad esplorare il deserto del nord. Adesso ci apre la mappa della meraviglia. Prima che Diglett rimarrà alla gilda per sorvegliarla. E quindi anche Krogan e Chimeko resteranno lì. Ok, partiamo. Selezioniamo il deserto del nord. Ok ragazzi, io stacco e ci vediamo alla fine del dungeon. Ok ragazzi, eccoci, siamo arrivati alla fine del dungeon. E vediamo che ci sono delle sabbie mobili. Adesso ritorniamo alla gilda per comunicare cosa abbiamo scoperto. Vediamo che nessun altro ha trovato qualcosa. Che Bidoof ha preso un cristallo. Vediamo che Dusknoir si prende la colpa, ma Shatot dice di no. E anche oggi finisce questa giornata. Sera che se i nostri
amici si addormenteranno. Come al solito l'Audred ci verrà a svegliare. Salviamo. Adesso si dice che vuole tornare al deserto e alle sabbie mobili. Ok, ritorniamo al deserto. Ok. Andiamo nel deserto e alle sabbie mobili. Allora siamo ritornati. Adesso vediamo, si chiedono cos'è che gli sfugge. Si dice che devono saltare nelle sabbie mobili. Adesso succede il flashback della cascata. Adesso si tufferanno. Eccoci catapultati all'interno della sabbia mobile, una specie di caverna. Adesso inizieremo ad esplorare e come al solito taglio e ci vediamo alla fine del dungeon. Ok ragazzi, eccoci arrivati al lago sotterraneo. Vediamo che c'è un altro guardiano Mesprit. Lo dobbiamo affrontare. Battuta.
Vediamo che adesso arriva Grovyle. Se vediamo che fa KO anche Mesprit. Ci mette KO anche noi. Adesso devono scappare subito perché il tempo si sta fermando. Salviamo. Ok, capitolo 12, l'unica possibilità. Vediamo che c'è Manezon. Se ne andrà subito. Che adesso ci rimane l'ultimo guardiano, che è Azelf, e per questo tutti credono che la prossima volta, la prossima tappa di Grovyle sia Azelf. E quindi ragazzi dobbiamo essere più veloci di Grovyle a trovare il prossimo lago. Ok, adesso sto andando un po' veloce e adesso Dusk Noir gli chiede di fargli vedere il cristallo che ha preso a Bidoof. Che adesso gli chiede se può toccare il cristallo, dato che lui ha il potere dello squarcio dimensionale, lo possa sfruttare. Ok, adesso tocchiamo. Adesso vediamo che inizia il capogiro. Adesso vediamo che c'è Grovyle con Azelf. Adesso gli dici quello che ha visto. Questa sarà una visione futura, naturalmente. Adesso si allarmano tutti perché credono che sia troppo tardi. Però ancora non ho detto l'ultima parola.
adesso Cici che ci sarà un passaggio nascosto nella grotta di cristallo. Però poi ci lo vedremo più là. Adesso ci dovremmo preparare. Vediamo che Wigglytuff come al solito sta dormendo. Cioè ragazzi, sta dormendo con gli occhi aperti. Una cosa incredibile. Adesso dobbiamo andare alla grotta di cristallo per vedere se c'è, se esiste veramente un passaggio segreto. Ok ragazzi, per oggi mi fermo qui. Spero che la parte vi sia piaciuta. Commentate, iscrivetevi. Qui è Raffox24, vi saluto.